Vedo che nel corso di questo pomeriggio di Fahrenheit ci stiamo molto interrogando sulle categorie, l'idea di romanzo, cosa significa, cosa comporta, cosa si può dire, cosa non si può dire. In qualche modo questo c'entra col libro di cui parliamo ora, che è stato scritto da Edoardo Lombardi Vallauri. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Vallauri insegna linguistica generale all'Università di Roma III, ha pubblicato quindi numerosi volumi che hanno a che fare con il linguaggio. Uno degli ultimi è La lingua disonesta, contenuti impliciti e strategie di persuasione. Questo libro invece, Non capire il Giappone, pubblicato dal Mulino, è se vogliamo più leggero, ma ci porta a esplorare una serie di nodi della cultura e della civiltà giapponese, paese in cui lei ha vissuto a intervalli ma per moltissimi anni, Lombardi Vallauri. Per motivi di ricerca, cominciando nel 94, ogni 4-5 anni propongo al governo giapponese un progetto di ricerca. Se viene approvato sto 2 o 3 mesi in Giappone, quindi questo è successo fino a sommare mi pare 17 mesi di mia vita in Giappone. Presso una delle più prestigiose università giapponesi, credo. Di solito sono università prestigiose, in realtà sono stato, come si dice, visiting scholar a Waseda e Keio, che sono le due più importanti università private del Giappone, che sono tutte e due a Tokyo. I giapponesi fanno le classifiche, sono molto precisi, quindi l'università più importante del Giappone è Todai, Tokyo Daigaku, l'università pubblica di Tokyo. Poi viene Kyodai, l'università pubblica di Kyoto, e poi vengono Waseda e Keio, alla pari, sono diverse e rivali, ma nessuno potrebbe dire che una è più importante dell'altra. Ho capito, a suo rischio e pericolo forse potrebbe sì, dire. Sì, no, poi si sono, prima rivaleggiavano anche opponendosi, adesso sono coalizzate, per esempio con la mia carta magnetica della biblioteca di una delle due posso accedere alla biblioteca dell'altra, insomma hanno unito le forze. E prima di immergerci nel libro, lei non è mai stato tentato di trascorrere un periodo continuativo in Giappone? Sì, sicuramente, il problema è che ho dei doveri in Italia. Ho avuto prima molti doveri nei confronti per esempio dei miei figli quando erano piccoli, ma soprattutto doveri lavorativi, accademici, quindi il massimo che potevo stare via quando ero un po' più giovane erano 3 mesi, il massimo che riesco a stare via adesso sono 2 mesi, senza provocare sconquassi e soprattutto senza provocare quella cosa che all'università si può anche provare a fare, cioè scaricare i propri doveri su qualcun altro, ma questo proprio non lo voglio fare, allora mi devo accontentare di 2 mesi in Giappone. Vabbè, insomma, sono comunque mesi molto intensi, molto interessanti. Questo libro si intitola Non capire il Giappone ed è organizzato attorno a una serie di esperienze molto ampie, molto diverse l'una dall'altra, per lo più legate veramente alla vita quotidiana di un italiano che si è trovato a vivere nel paese del Sol Levante, come si dice, per un periodo sufficientemente lungo, comprando oggetti, avendo figli, moglie, case, via dicendo. Ecco, però non c'è la volontà di capire questo titolo, no? Lei lo dice fin dall'inizio, io vi presenterò della serie di esperienze, però non pretendo di spiegarle. Ecco, non c'è la volontà di capire. Molto giapponese questo. In un certo senso è giapponese perché la discrezione, cioè il non pretendere di, come dire, avanzare in un terreno che potrebbe non essere il tuo, è cardinale nell'atteggiamento giapponese. Però ecco, non c'è la volontà di capire, forse mi attribuisce una tranquillità che io non ho. La volontà di capire, come minimo, ci sarebbe, qualche volta c'è. Non capire il Giappone parla più del risultato, cioè anche volendo capire, molto spesso capita che uno si renda conto di essere arrivato a un'approssimazione, a un'ipotesi che avrebbe bisogno di verifiche, oppure che riceve già qualche smentita, oppure ottiene una spiegazione, cioè qualcosa di cui il problema mostra di avere una relazione di causa-effetto, ma la cosa che dovrebbe spiegare la prima è anch'essa troppo difficile da capire, quindi è una finta spiegazione. Insomma, questo dipende anche dalla mia ignoranza. Ci sono molte persone che hanno scritto libri che sono specialisti o della storia giapponese o dell'arte giapponese o dell'estetica giapponese in astratto, che hanno scritto libri dove spiegano di più. Però a me interessava raccontare l'esperienza che fa chi non è uno specialista. Quindi cosa succede? Insomma, io penso che qualche lettore possa essere interessato a una proiezione su quello che succederebbe a lui o a lei se andasse in Giappone. Ecco, io in questa mia ignoranza sono rappresentativa di una fetta notevole della popolazione italiana, per esempio. Insomma, l'esperienza del non esperto, potremmo dire. Esatto, che prova a capire e che qualche volta un po' capisce, perché naturalmente il titolo dà una cifra generale, ma localmente ci sono dei tentativi di spiegazione, qualche volta forse anche riuscite. Ma la cosa più importante, io qui sostengo, l'ignoranza è preziosa, perché quando tu hai capito finisce lì.
mentre finché non hai capito sei più nell'avventura, sei in qualcosa che è dinamico e che progredisce, e quindi ti senti particolarmente vivo e stimolato. Allora facciamo qualche esempio, perché penso che a questo punto chi ci ascolta da casa o magari in viaggio avrà veramente bisogno di sapere qual è un esempio di un'esperienza che lei felicemente ha non capito. Per esempio, io ho constatato che i cestini delle biciclette parcheggiate nei grandi parcheggi, diciamo, di scambio vicino alle grandi fermate della metropolitana che portano fiumi di persone nel centro di Tokyo, dove ho vissuto di più, risultavano trovarsi in solo due possibili condizioni: o completamente vuoti o strapieni. Non c'erano dei cestini con, che so, una lattina, un foglietto di carta. E parli del cestino montato sulla sì, bicicletta. Sì, le biciclette hanno uno o due cestini sempre per poter portare le cose. E lì mi domandavo, ma come mai? Naturalmente a monte c'è il fatto che le metropolitane non hanno cestini dove buttare niente, perché all'inizio degli anni 90 una setta religiosa di invasati ha ucciso diverse persone mettendo un liquido che emetteva del gas chiamato sarin, del gas benefico, in dei cestini della metropolitana. Allora i giapponesi, in modo radicale, dopo aver condannato queste persone anche in contumacia, hanno tolto tutti i cestini dalla metropolitana. Però i giapponesi consumano in continuazione, comprano in continuazione. Nella metropolitana stessa puoi comprare di tutto. Quindi sta gente c'ha la roba in mano e la tentazione di buttarla da qualche parte sarebbe fortissima. I cestini delle biciclette sembrerebbero il posto giusto. Tu esci dalla metropolitana, trovi il cestino. E infatti alcuni cestini sono strapieni e altri sono completamente vuoti. E io mi domandavo, ma perché? Ora, ho provato a dare una spiegazione, ma rimane un po' così. C'è questo atteggiamento sperimentale, no? Sì, anche allora, lui ha detto, proviamo, inventiamo un esperimento. Allora, per arrivare al possibile esperimento, sono passato attraverso un'altra esperienza, e cioè, quando c'è una strada vuota con un semaforo rosso per i pedoni, cioè tu non potresti attraversare, ma è un rettilineo, a perdita d'occhio non arriva niente e nessuno. Quasi ogni italiano direbbe, vabbè, io ho il rosso ma passo, perché funzionalmente quel rosso diventa inutile. I giapponesi stanno tutti lì fermi e aspettano, anche se è evidente che potrebbero passare. E tu dici, è ovvio, loro rispettano la regola, non importa quale altra considerazione gli possa venire in mente, la regola è più importante. Però cosa succede? Che se tu, italiano, passi, una certa parte, diciamo un quinto, un quarto di loro passa dietro di te. Allora come? La regola è importantissima, però appena l'italiano la viola, si può violare. Ecco, lì ho fatto questa ipotesi. La regola vera non è il rosso, la regola vera è non scostarsi da un comportamento generalizzato. Quindi non essere l'unico a fare qualcosa, non sporgere la testa sopra un contorno comune. Allora, purché ci sia qualcuno che la fa la cosa, entrano in conflitto due regole, quella generale e quella che se qualcuno fa la cosa, allora la cosa si può fare. Se non due regole. Quindi anche l'infrazione alla norma è una forma di conformismo, in realtà. Sì, ci sono due conformismi. Una è la regola più particolare, non passare col rosso. L'altra è la regola più importante, più generale. Sono tutte mie ipotesi, così un po' semifabbricate. L'altra è quella più generale, non fare mai nulla da solo, non sporgere dalla comunità. Quindi se c'è un gruppetto che lo fa, allora diciamo questa regola non è più violata. Allora ho pensato, i cestini strapieni sono un po' come quelli che vengono dietro di me al semaforo rosso, cioè se per avventura qualcuno lascia qualcosina in un cestino, allora è già passato col rosso, diciamo il cestino non è più un cestino rispettato al 100%, ma è un cestino in cui si è cominciato a buttare qualcosa, allora tutti ci buttano qualcosa. Questa era la mia ipotesi e l'ho verificata personalmente lasciando la mia bicicletta con una lattina, e al ritorno dal mio giro con la metropolitana era strapiena, rigurgitante. Non ho potuto monitorare quello che accadeva, ma insomma siamo vicini a una possibile spiegazione, che non è ancora a capire davvero. Cosa ha fatto? Ha dovuto andare via in bicicletta e trovare un cestino da qualche parte? Io me l'aspettavo, e allora ho preso una grossa busta di plastica, l'ho portata con me, in modo che poi ho travasato tutto il contenuto di quel cestino, insomma, che in quel momento era straboccante, nella busta di plastica. Poi sinceramente non ricordo come l'ho eliminato, ma insomma sono potuto andare via con la bicicletta. Vedete, strani aspetti del mondo, dicono i francesi che viaggiano sulla mongolfiera alla fine del Barone Rampante di Italo Calvino, quando vedono Cosimo arrampicato in cima all'albero. Ecco, strani aspetti del mondo sono anche quelli colti da Edoardo Lombardi Vallauri, come questo, in Non capire il Giappone, pubblicato dal Mulino, ma sono molti e hanno a che fare proprio con l'atteggiamento nei confronti delle regole. Le regole hanno sempre qualcosa di un po' misterioso in sé, perché capire la radice di una regola non è facile. Per esempio,
esempio, è chiaro che quello che lei ci diceva è un'infrazione del codice della strada, parlo dell'attraversamento col rosso, però anche il furto per esempio è una regola. Allora, lei dice, in Giappone nessuno ruba mai, sostanzialmente, con rare eccezioni. Che idea si è fatto delle radici della normatività giapponese? Allora, anzitutto credo che nessuno rubi in maniera plateale e, diciamo così, plebea, mentre invece i furti che si fanno in colletto bianco manovrando conti offshore, credo che quelli siano, sono, diciamo, ogni luogo e paese. Però, diciamo, qui ho avuto un'esperienza interessante sul diritto giapponese, perché sono stato arrestato due volte. La seconda volta per presunto furto di bicicletta, che viene incontro a quello che stava chiedendo, ma forse per capire meglio in cosa consiste il loro rapporto con, non tanto il furto in particolare, ma la violazione della legge, è più interessante la prima volta che mi hanno arrestato, che è stato per, anche lì presunta, pesca di frodo. Il fiume Kanda, che attraversa un po' canalizzato il centro di Tokyo, è pieno, soprattutto lo era più tempo fa, si trattava del 94, di carpe meravigliose. Io ero, i koi. I koi, però quelle sono, in realtà non sono proprio dei koi, sono delle carpe più dozzinali, qualcuno è anche un koi. Comunque, grosse carpe, diciamo tra i 5 e i 20 kg, così apparentemente a disposizione. Io a quell'epoca ero abbastanza, amavo molto andare a pesca con la canna, e allora mi domando, posso pescare queste carpe? C'erano dei cartelli che dicevano, le carpe sono animali molto utili perché mangiano le larve degli insetti molesti, e quindi sarebbe meglio non disturbarle. Io dico, questo è un divieto o è un permesso? Sarebbe meglio non disturbarle e non pescarle, insomma, tutta una serie di cose difficili. La interrompo, questa, sì, visto che lei è un linguista, questa è una questione di grammatica giapponese, di verbi, del dovere nella lingua giapponese. C'entra? La domanda è molto pertinente, perché potrebbe trattarsi anche di questo, dato come funziona la lingua giapponese. In realtà in quel caso direi proprio di no. In quel caso davvero l'intenzione era di era suasoria e non di proibizione, cioè si voleva dire, si voleva invitare ad allinearsi su un meglio sociale. Allora io mi informo, chiedo a una persona del consolato italiano, mi può dire se è proibito o invece permesso pescare le carpe del fiume Kanda? Lui fa una ricerca di un giorno, mi prega di aspettare e poi mi dice, guardi, le carpe sono animali molto utili perché mangiano le larve degli insetti molesti, sottinteso insomma le zanzare in sostanza, quindi sarebbe meglio non pescarle. Allora gli dico, scusi, questo è un divieto. Dice, ma proprio un divieto? Ah, grazie, gli ho detto, non volevo sentire altro. Pesco le carpe. Un signore, qui a Brevio, che somigliava molto a Tiziano Terzani, da un ponte comincia a dirmi «Don't catch this, don't catch this». Io non è che proprio le portavo via, le pescavo, le mettevo immediatamente in libertà. Quindi gli dico «No, no problem, catch and release». E lui dice «I call police». Chiama la polizia, io scappo in realtà anche se ostentavo sicurezza, la polizia mi becca lo stesso perché ero intriso di acqua del Kanda fino alla cintola. E mi porta in un loro sgabbiotto chiamato Koban, che sono le mini sedi dei poliziotti, gli incroci principali, e cominciano a torchiarmi dicendo devi firmare questa dichiarazione di colpevolezza che tu pescavi le carpe. E naturalmente mi spiegano varie volte le carpe sono molto utili perché mangiano le larve degli insetti molesti, e io continuo a protestarmi innocente, a dire no, io non, prima di tutto non è vietato e quindi facevo una cosa che sarebbe meglio non fare, ma insomma poi se la fai è veniale. E poi comunque io non le ho prese, le pungevo con l'amo, poi le restituivo, e loro anzi sono diventate più furbe, si faranno prendere ancora meno, quindi mangeranno ancora più larve di insetti molesti, insomma le tentavo tutte per dire che ero innocente, e loro continuavano a dirmi no, devi firmare la tua colpevolezza. La cosa interessante, che è difficile da capire, è che dopo 3 ore di questo torchio, io per disperazione, anche perché un po' mi si è fatta luce, firmo la mia colpevolezza. Quindi quello che a un certo punto era una resa. Se tu ti dichiari colpevole, a quel punto poi il diritto fa la sua strada e tu vieni, per esempio, sanzionato, non so, recluso, no? Nell'attimo in cui io firmo la mia colpevolezza, diventano sorridenti, stringono la mano e mi lasciano andare libero. Come lo spieghiamo questo? In Italia, se tu finché ti protesti innocente puoi ancora sperare in un futuro migliore, quando ti dai colpevole sei fregato, invece lì è il contrario. Perché l'atto importante forse è l'adesione alle norme formali della comunità. La mia spiegazione, quella che insomma sta adombrando anche lei, è loro non è che veramente vogliono punirti, noi siamo molto retributivi, noi in fondo abbiamo come modello Dio che ti manda o all'inferno, al purgatorio, al paradiso, te la fa pagare, soprattutto se hai goduto in vita dovrai scontarla dopo. Invece loro sono interessati, sono molto più terreni, sono sublunari, non sono metafisici, loro puntano ad avere un cittadino
che funzioni bene. Allora, finché tu ti ritieni innocente per qualcosa che disturba la collettività, sei potenzialmente nocivo. Nel momento in cui ti dici io sono colpevole, quindi non lo voglio fare più, non sei più nocivo, non gliene frega niente di punirti, di sanzionare, di vendicarsi su di te. L'istituzione ti vuole rieducare. Noi abbiamo pene. Questo è molto interessante il confronto, cioè la nostra pena, per esempio quella detentiva, è scarsissimamente rieducativa e robustamente vendicativa. Ecco, almeno il diritto giapponese spicciolo con cui sono entrato in contatto io, col furto di bicicletta andò nella stessa maniera, non era vero, voglio dire a tutti gli ascoltatori che io non ho veramente rubato la bicicletta, però anche lì andò nella stessa maniera. Quello a cui loro puntano non è vendicarsi su di te, è solo far sì che tu, quando te ne vai a piede libero, sia di nuovo collaborativo e, diciamo così, positivo per la collettività. Allora, tutto questo è molto affascinante, ci porta proprio nei meccanismi della cultura giapponese, e tra l'altro lei si trova, Edoardo Lombardi Vallauri, anche a interrogare in parte l'estetica giapponese, cioè quel libro meraviglioso che è Il libro dell'ombra, così è stato tradotto in italiano, di Tanizaki, sì. Junichiro, che forse ci indica un valore dell'ombra anche di queste situazioni in penombra, come quelle della penombra morale per noi, ma che per loro invece è limpidissimo. Questa è interessante, l'idea di trasferirlo anche su un piano etico, morale, che non sia strettamente estetico. Allora, anzitutto, quel libro di Junichiro Tanizaki è straordinario, il titolo Libro d'ombra non traduce perfettamente. Il fatto è che forse la traduzione giusta sarebbe Elogio dell'ombra, però era uscito anche da poco una raccolta, mi pare, di Borges, di racconti di Borges, che aveva questo titolo, quindi Libro d'ombra, che fosse ancora più bello, quindi va bene. Sì, non è solo l'ombra, è l'imperfezione, è il non éclat, il non splendore, la non evidenza. Noi amiamo che le cose siano simmetriche, brillanti, notevoli. Ecco, loro amano che le cose siano defilate, che non si segnalino per ingombro su nessuno dei livelli in cui le nostre percezioni possono percepire un ingombro. E lì c'è un altro mio non capire, che è forse quello più importante di racconto in tutto questo libretto, ed è quando ho visitato la meravigliosa villa settecentesca di Katsura, che è il gioiello assoluto dell'architettura giapponese, prima appartenuta a un grande feudatario e poi entrata nei possessi della casa imperiale, e per un bel po' di tempo io, che stavo visitando Katsura, non sapevo che stavo visitando Katsura, credevo di visitare delle dépendance dei domestici, che mi sembrava qualcosa di del tutto irrilevante. E il libro racconta come, quasi mio malgrado, ho avuto una serie folgorante di rivelazioni, che ero un fessacchiotto che non capiva nulla, perché la mia estetica era educata sull'idea che se tu sei potentissimo e hai infiniti mezzi e hai le migliori manovalanze, i migliori artisti, fai Versailles, fai la Sala degli Specchi, fai Villa Aldobrandini, cioè fai una cosa di cui qualunque imbecille capisce che è notevolissima. Ecco, invece loro fanno una cosa che quasi nessuno capisce che è notevolissima, cioè per capire la quale devi già essere un po' notevole tu. E allora qui siamo a un livello superiore. Senta, ma qui di nuovo provo a chiamare in ballo il Lombardi Vallauri linguista, perché mi chiedo a questo punto quale tipo di sguardo, nella sua esperienza, i giapponesi abbiano gettato sull'Occidente, invece, perché lei ha un bel capitolo in cui parla di tutti i termini della lingua giapponese che vengono dall'inglese, molto di più di quanto non facciamo noi, anche ovviamente l'occupazione americana ha pesato, e poi in parte, se ben ricordo, le istituzioni politiche, militari, accademiche giapponesi sono modellate sull'Europa. Al tempo stesso è un paese con un fortissimo orgoglio per la propria cultura e per l'unicità, o quella che è predicata come una totale autonomia della propria cultura. Addirittura le radici cinesi spesso vengono messe in discussione o in non cale. Ecco, allora mi chiedo come stanno insieme queste cose che sembrano così diverse. Allora, anche questo è molto interessante, e io sono solo in parte qualificato a rispondere, però le cose che un po' so le dico. Anzitutto, questo problema si ripone a ondate, cioè se partiamo dall'anno 1600. Allora, il Giappone è un'isola, anzitutto per di più è un'isola dell'Asia, quindi se i giapponesi stanno all'Asia come gli inglesi, diciamo, stando all'Europa, con le loro stravaganze, con le loro particolarità, ecco, dobbiamo capire subito che i giapponesi distano da noi moltissimo, perché sono gli stravaganti d'Asia, non sono né gli asiatici tout court né gli stravaganti d'Europa, aggiungono, diciamo, due livelli di scostamento. Allora, nel 1600 succede che un grande feudatario, Tokugawa Ieyasu,
riesce con una serie di operazioni militari, diplomatiche, eccetera, a unificare il Giappone, che era squassato da tempo praticamente immemorabile da continue guerre di stampo, le nostre guerre medievali o della prima era moderna, cioè si combattevano sanguinosissimamente i vari potentati locali o insomma anche più che locali. Lui riesce a unificare tutti sotto il proprio pugno di ferro, stabilisce delle regole interessantissime per impedire a chiunque in futuro di alzare la testa. Tutti dovevano vivere metà dell'anno presso il loro castellozzo di provincia e metà alla corte di Tokyo, dove c'era lui. Sposta la capitale imperiale di Kyoto a una capitale invece sua. Lui si prende il titolo di shogun, imperatore non poteva diventare perché era dinastico. Qui l'esempio di Versailles l'hanno seguito, insomma. Ma insomma, guardate che cose architettonicamente impressionanti, diciamo sfoggi di capacità edificatoria. In Giappone ce ne sono solo nel mondo contemporaneo. Ma... No, io intendevo in senso politico. Luigi XIV che mette tutti i nobili. D'accordo, perfetto. Questo, da questo punto di vista sì. Però qui non siamo nell'estetica, qui siamo nella strategia politica. E isola il Giappone, cioè per proteggere questo suo potere, fa tutta una serie di cose, una delle quali è, nell'anno 1600, diventa vietato a qualunque straniero interagire con i giapponesi, salvo in un'isoletta nella baia di Nagasaki, era possibile agli olandesi commerciare un pochino, ma insomma irrilevante. Quindi lui stabilisce un interessante medioevo tardivo giapponese dal 1600 alla metà degli anni 1850, quando la sua dinastia un po' si sfascia, diciamo il suo potere si sfascia, e poi soprattutto l'ammiraglio Perry americano entra con le navi e i cannoni moderni nella baia di Tokyo e gli dice: o voi entrate a far parte del mondo a cui noi possiamo compravendere, oppure noi magari con i cannoni vediamo quello che riusciamo a fare su quelle vostre baracche di legno che chiamate case. Allora si consultano, erano già in crisi perché lo shogunato era in crisi, e dicono: no, qui bisogna per forza venire un po' incontro a questi visitatori. E quindi il Giappone entra in una nuova era che chiama Meiji, un'era che si potrebbe chiamare di luce e splendore, e l'imperatore viene restaurato, almeno insomma così, dal punto di vista formale, al potere, e cessa lo shogunato, e quindi il Giappone comincia a dialogare. Appena comincia a dialogare con l'Occidente, che aveva tenuto lontano, con un rivoletto di consapevolezza dell'Occidente, naturalmente l'Occidente nel frattempo ha fatto una tale evoluzione che il Giappone nota la superiorità, per esempio tecnologica, eccetera eccetera, e quindi comincia a importare massicciamente. In realtà la nostra cultura gli importa e gli interessa molto. Questo non finisce mai. Poi con la seconda guerra mondiale, loro perdono, noi vinciamo grossolanamente. Nella loro mentalità chi vince vuol dire che ha ragione, non solo perché ha vinto, proprio è più bravo. E allora poi gli americani naturalmente vicariano il governo giapponese, c'è una fase in cui gli Stati Uniti sono molto influenti, ma c'è sotto questa importante convinzione dei giapponesi che bisogna pur prendere a modello chi ha dimostrato di valere di più. E quindi giù a importare tutto, come ben sappiamo, loro diventano bravi a ripetere la nostra tecnologia, a perfezionarla, a miniaturizzarla, tutti ne abbiamo avuto esperienza, ma insomma c'è una grossa fase in cui loro ci copiano cercando di migliorare. E in quella fase anche è il momento in cui l'inglese, la lingua inglese entra profondamente. Lei diceva di più, diciamo che noi siamo nell'ordine dei 5-6 mila parole inglesi che circolano in italiano. I maggiori dizionari di forestierismi giapponesi ne contano 50 o 60 mila, e sfido chiunque a dire che il giapponese è veramente snaturato. Insomma, se uno sente parlare un giapponese capisce subito che quelli non parlano inglese. Un'ultima domanda: l'ha visto cambiare il Giappone nel corso di questi 20 anni, e in che modo? Dunque, l'ho visto cambiare anzitutto la fiducia. E cioè, prima erano molto ricchi, ora sono ancora ricchi ma in discesa, e quindi si sentono poveri. E non sono più così convinti, diciamo, che tutto gli è consentito. Ancora nei primi anni 90 c'era l'esplosione economica giapponese, diciamo, lì hanno cominciato a scendere. Io ho assistito a questa discesa. Poi li ho visti cambiare anche dal punto di vista della sensazione che è giusto dialogare con noi. Il Giappone si è riempito di scritte leggibili da noi, mentre prima, se tu non sapevi leggere le loro grafie, eri fottuto. Bene, è molto interessante tutto questo, sono solamente un paio di spunti quelli che abbiamo potuto sviluppare con Edoardo Lombardi Vallauri, perché qui si parla di tutto, dai bambini che girano liberamente nella metropolitana giapponese al sicuro, ai gabinetti pubblici, famosi gabinetti, no pubblici ma anche soprattutto direi privati elettronici del Giappone, elettronici, all'attenzione estetica anche nei confronti delle persone, tanti aspetti di vita quotidiana che forse sono ciò che poi più permette di entrare in un contatto personale diretto con l'esperienza di un viaggio in Giappone, e quindi magari anche di compierla. I prezzi sono un po' calati nel frattempo? I prezzi sono sempre identici.
Dal 94 tutto ha esattamente lo stesso prezzo, né inflazione né deflazione, però quello che cambia ciclicamente è quanti yen compri con la nostra valuta. Potere d'acquisto sì. della quando lo yen è basso i prezzi si può dire che per noi sono calati, quando lo yen è alto si può dire che sono saliti, ma i loro prezzi sono identici al centesimo. Beh, anche in questo c'è un senso della tradizione forse che entra in gioco. Edoardo Lombardi Vallauri, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Non capire il Giappone è pubblicato dal Mulino, noi torniamo ad